vorrei presentare Manuel Alghisi, mental coach. Per 2 ore e mezza fate finta che io dico solo cose vere. Datevi l'opportunità, anche se qualcosa non vi quadra, di mettervi, di andare fuori da quell'area di comfort nella quale siamo un po' vittime dentro. Tutti, anche io. La vostra mente vi protegge, funziona un po' come una mamma. Se voi dite a un genitore che vi vuole bene, che andate ad saltare con un paracadute da 10.000 metri, probabilmente lui vi protegge, vi vuol convincere di non farlo. Lo fate, va al bar e lo dice a tutti. Okay. La mente funziona un pochino così. Quando vai oltre i tuoi limiti, lui ti protegge e ti vuol tenere dentro. Quando invece vai oltre, ottieni l'obiettivo, ti fa sentire un figo della Madonna. E c'è il pendolo. Ti depotenzia tanto prima e ti gasa tanto dopo. Facciamo finta che questi siamo noi. Qui c'è il futuro. E qui ci sono gli eventi. Questi non li possiamo controllare. Virginia Satir, che è un'esperta di linguistica e di mentalismo, dice: la vita non è bella e non è brutta, la vita è quella che è. È il significato che noi diamo a quello che ci capita che crea il nostro futuro. Noi scambiamo quello che vediamo, quello che ci succede, come reale. Ma reale non è, perché noi viviamo in una bolla inconscia, sostanzialmente questo filtro. Cambiate il filtro, cambiate vita, cambiate risultati, cambiate futuro, cambiate tutto. Mi ha fatto capire alcune cose che personalmente non pensavo all'inizio, quindi su come pensare positivamente prima di una gara o di qualsiasi cosa poi influisce su quello che farò. Quindi sul risultato di una competizione o sul risultato anche di un solo allenamento quotidiano.